La mia visita in Puglia, la seconda dopo il congresso eucaristico di Bari, inizia come pellegrinaggio mariano in questo estremo lembo d'Italia ed Europa, nel santuario di Santa Maria de Finibus Terrae. Con grande gioia rivolgo a tutti voi il mio affettuoso saluto. Ringrazio. Ringrazio con affetto il Vescovo Monsignor Vito De Chrysantis per avermi invitato e per la sua cordiale accoglienza. Insieme con lui saluto gli altri Vescovi della Regione, in particolare il Metropolita di Lecce, Monsignor Cosmo Francesco Ruppi, come pure i presbiteri, i diaconi, le persone consacrate e tutti i fedeli. Saluto con riconoscenza il ministro Raffaele Fitto in rappresentanza del governo italiano e le diverse autorità civili e militari presenti. In questo luogo, storicamente così importante per il culto della Beata Vergine Maria, ho voluto che la liturgia fosse dedicata a lei, stella del mare e stella della speranza. Ave Maris stella, Dei mater alma, atque semper Virgo, felix caeli porta. Le parole di questo antico inno sono un saluto che riecheggia in qualche modo quello dell'angelo a Nazareth. Tutti i titoli mariani, infatti, sono come gemati, fioriti da quel primo nome con il quale il messaggero celeste si rivolse alla Vergine: Rallegrati, piena di grazia. L'abbiamo ascoltato nel Vangelo di San Luca, molto appropriato perché questo santuario, come attesta la lapide sopra la porta centrale dell'atrio, è intitolata alla Vergine Santissima Annunziata. Quando Dio chiama Maria, piena di grazia, si accende per il genere umano la speranza della salvezza. Una figlia del nostro popolo ha trovato grazia agli occhi del Signore, che l'ha prescelta quale madre del Redentore. Nella semplicità della casa di Maria, in un povero borgo di Galilea, incomincia ad adempiersi la solenne profezia della salvezza che abbiamo sentito nella prima lettura: Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu gli insiderai il calcagno. Perciò il popolo cristiano ha fatto proprio il cantico di lode che gli ebrei elevarono a Giuditta e che noi abbiamo poc'anzi pregato come salmo responsoriale. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra. Senza violenza, ma con il mite coraggio del suo sì, la Vergine ci ha liberati non da un nemico terreno, ma dall'antico avversario, dando un corpo umano a colui che gli avrebbe schiacciato la testa una volta per sempre. Ecco perché sul mare della vita e della storia Maria risplende come stella di speranza. Non brilla di luce propria, ma riflette quella di Cristo, sole apparsa all'orizzonte dell'umanità, così che seguendo la stella di Maria possiamo orientarci nel viaggio e mantenere la rotta verso Cristo,
specialmente nei momenti oscuri e tempestosi. L'Apostolo Pietro ha conosciuto bene questa esperienza per averla vissuta in prima persona. Una notte, mentre con gli altri discepoli stava attraversando il lago di Galilea, fu sorpreso dalla tempesta. La loro barca, in balia delle onde, non riusciva più ad avanzare. Gesù li raggiunse in quel momento, camminando sulle acque. Invitò Pietro a scendere dalla barca e di avvicinarsi. Pietro fece qualche passo tra le onde, ma poi si sentì sprofondare e allora gridò: «Signore, salvami!» Gesù lo afferrò per la mano e lo trasse in salvo. Questo episodio si rivelò poi un segno della prova che Pietro doveva attraversare al momento della passione di Gesù. Quando il Signore fu arrestato, egli ebbe paura e lo rinnegò 3 volte. Fu sopraffatto dalla tempesta. Ma quando i suoi occhi incrociarono lo sguardo di Cristo, la misericordia di Dio lo riprese e, facendolo sciogliere in lacrime, lo risollevò dalla sua caduta. Ho voluto rievocare la storia di San Pietro perché so che questo luogo e tutta la vostra Chiesa sono particolarmente legati al Principe degli Apostoli. A lui, come all'inizio ha ricordato il Vescovo, la tradizione fa risalire il primo annuncio del Vangelo in questa terra. Il pescatore pescato da Gesù ha gettato le reti fin qui e noi oggi rendiamo grazie per essere stati oggetto di questa pesca miracolosa che dura da 2000 anni. Una pesca che, come scrive proprio San Pietro, ci ha chiamati dalle tenebre alla ammirabile luce di Dio. Per diventare pescatori con Cristo bisogna prima essere pescati da Lui. San Pietro è testimone di questa realtà, come lo è San Paolo, grande convertito, di cui tra pochi giorni inaugureremo il bimillenario della nascita. Come successore di Pietro e vescovo della Chiesa fondata sul sangue di questi 2 eminenti apostoli, sono venuto a confermarvi nella fede in Gesù Cristo, unico salvatore dell'uomo e del mondo. La fede di Pietro e la fede di Maria si congiungano in questo santuario. Si può qui attingere al duplice principio dell'esperienza cristiana, quello mariano e quello pietrino. Entrambi insieme vi aiuteranno, cari fratelli e sorelle, a ripartire da Cristo, a rinnovare la vostra fede perché risponda alle esigenze del nostro tempo. Maria vi insegna a restare sempre in ascolto del Signore, nel silenzio della preghiera, ad accogliere con generosa disponibilità la sua parola, col profondo desiderio di offrire voi stessi a Dio, la vostra vita concreta, affinché il suo Verbo eterno, per la potenza dello Spirito Santo, possa ancora farsi carne oggi nella nostra storia. Maria vi aiuterà a seguire Gesù con fedeltà, ad unirvi a Lui nell'offerta del sacrificio, a portare nel cuore la gioia della sua risurrezione e a vivere in costante docilità allo spirito del Pentecoste. In modo complementare, anche San Pietro vi insegnerà
a sentire e credere con la Chiesa, saldi nella fede cattolica, vi porterà ad avere il gusto e la passione dell'unità, della comunione, la gioia di camminare insieme con i pastori, e al tempo stesso vi parteciperà l'ansia della missione, di condividere il Vangelo con tutti, di farlo giungere fino agli estremi confini della terra. De finibus terre. Il nome di questo luogo santo è molto bello e suggestivo, perché riecheggia una delle ultime parole di Gesù ai suoi discepoli. Proteso tra l'Europa e il Mediterraneo, tra l'Occidente e l'Oriente, esso ci ricorda che la Chiesa non ha confini, è universale. I confini geografici, culturali, etnici, addirittura i confini religiosi, sono per la Chiesa un invito all'evangelizzazione nella prospettiva della comunione delle diversità. La Chiesa è nata a Pentecoste, è nata universale e la sua vocazione è parlare tutte le lingue del mondo. La Chiesa esiste secondo l'originaria vocazione e missione rivelata ad Abramo per essere una benedizione a beneficio di tutti i popoli della terra, per essere, con il linguaggio del Concilio Vaticano II, segno e strumento di unità per tutto il genere umano. La Chiesa, che in Puglia possiede una spiccata vocazione ad essere ponte tra popoli e culture. Questa terra e questo santuario sono in effetti un avamposto in tale direzione. E mi sono molto rallegrato nel constatare, sia nella lettera del vostro Vescovo, come anche oggi nelle sue parole, quanto questa sensibilità sia tra voi viva e percepita in modo positivo, in genuino spirito evangelico. Cari amici, noi sappiamo bene perché il Signore Gesù su questo è stato molto chiaro, che l'efficacia della testimonianza è proporzionata all'intensità dell'amore. A nulla vale proiettarsi fino ai confini della terra se prima non si vuole bene e non ci aiuta gli uni gli altri all'interno della comunità cristiana. Perciò l'esortazione dell'Apostolo Paolo, che abbiamo ascoltato nella seconda lettura, è fondamentale non solo per la vostra vita di famiglia ecclesiale, ma anche per il vostro impegno di animazione della realtà sociale. Infatti, in un contesto che tende ad incentivare sempre più l'individualismo, il primo servizio della Chiesa è quello di educare al senso sociale, all'attenzione per il prossimo, alla solidarietà e alla condivisione. La Chiesa, dotata com'è dal suo Signore di una carica spirituale che continuamente si rinnova, si rivela capace di esercitare un influsso positivo anche sul piano sociale, perché promuove un'umanità rinnovata e rapporti umani aperti e costruttivi nel rispetto e nel servizio, in primo luogo degli ultimi e dei più deboli. Qui, nel Salento, come in tutto il meridione d'Italia, le comunità ecclesiali sono luoghi dove le giovani generazioni possono imparare la speranza, non come utopia,
ma come fiducia tenace nella forza del bene. Il bene vince, se a volte può apparire sconfitto dalla sopraffazione e dalla furbizia, in realtà continua ad operare nel silenzio e nella discrezione, portando frutti nel lungo periodo. Questo è il rinnovamento sociale cristiano, basato sulla trasformazione delle coscienze, sulla formazione morale, sulla preghiera. Sì, perché la preghiera dà la forza di credere e lottare per il bene anche quando umanamente si sarebbe tentati di scoraggiarsi e di tirarsi indietro. Le iniziative che il Vescovo ha citato e le altre che portate avanti nel vostro territorio sono segni eloquenti di questo stile tipicamente ecclesiale di promozione umana e sociale. Al tempo stesso, cogliendo l'occasione della presenza delle autorità civili, mi piace ricordare che la comunità cristiana non può e non vuole mai sostituirsi alle legittime e doverose competenze delle istituzioni, anzi le stimola e le sostiene nei loro compiti e si propone sempre di collaborare con esse per il bene di tutti, a partire dalle situazioni di maggiore disagio e difficoltà. Il pensiero torna infine alla Vergine Santissima. Da questo santuario di Santa Maria di Finibus Terre desidero recarmi in spirituale pellegrinaggio nei vari santuari mariani del Salento, varie cemme incastonate in questa penisola lanciata come un ponte sul mare. La pietà mariana delle popolazioni si è formata sotto l'influsso mirabile della devozione basiliana alla Theotokos, una devozione coltivata poi dai figli di San Benedetto, di San Domenico, di San Francesco ed espressa in bellissime chiese e semplici edicole sacre che vanno curate e preservate come segno della ricca eredità religiosa e civile della vostra gente. Ci rivolgiamo dunque ancora a te, Vergine Maria, che sei rimasta intrepida ai piedi della croce del tuo figlio. Tu sei modello di fede e di speranza nella forza della verità e del bene. Con le parole dell'antico inno ti invochiamo, spezza i legami agli oppressi, rende la luce ai ciechi, scaccia da noi ogni male, chiedi per noi ogni bene. E allargando lo sguardo all'orizzonte dove cielo e mare si congiungono, vogliamo affidarti i popoli che si affacciano al Mediterraneo e quelli del mondo intero, invocando per tutti sviluppo e pace. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo figlio pieno di gioia nel cielo. Amen.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo. Rivolgiamo al Signore le nostre suppliche, affidandole all'intercessione di Maria, stella del mare e madre della speranza. Pure sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, la messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie.